Buongiorno a tutti, sono Amedeo Bresciani e venerdì scorso, 4 dicembre, ho tenuto un incontro sulla pagina Facebook della libreria Salvemini di Firenze sull'argomento della paura. Per coloro che non hanno avuto modo di seguirci o per rinfrescare un attimino l'argomento, faccio questo breve video riassuntivo di quello di cui abbiamo parlato. Allora, l'argomento paura in questo periodo è un argomento molto molto presente nelle nostre vite, nella nostra quotidianità e all'interno del nostro organismo, della nostra persona, ha un'influenza molto molto forte, molto molto importante. Io vorrei sottolineare, okay, e spostare l'attenzione sul che cos'è la paura, okay, e come si comporta all'interno del nostro corpo, okay, dentro di noi. Allora, la paura si suddivide in due categorie, okay, sostanzialmente. Una è una condizione, quindi un condizionamento, ok? Quindi la paura sotto forma di condizione, e una è l'emozione, quindi la paura sotto forma di emozione. Che differenza c'è? La paura come condizione è un qualcosa che si protrae nel tempo, ok? La paura come emozione è un qualcosa di più breve, eh? È un po' come una fase acuta, eh? È un po' come ricevere uno spintone, eh? Passa subito. Invece, la condizione è come se ci fosse qualcuno che ti tiene fermo, stretto, eh? Costretto lì dove sei. In questo periodo, nel periodo storico che stiamo vivendo, è abbastanza evidente che la paura, come dire, ci fa da padrona, eh? I livelli energetici di paura, della paura in generale, sono molto molto alti, ok? Questo ovviamente non va bene, e c'è la possibilità di correggere, di modificare, di aggiustare, di riportare i livelli energetici della nostra paura a dei punti, no, a delle quantità di paura corretti, corretti per noi, ovviamente. Perché ci tengo comunque a sottolineare che la paura, sia che sia una condizione, sia che sia un'emozione, è importante che ci sia. Perdonate il gioco di parole. È importante che ci sia ai livelli corretti per noi. Durante l'incontro abbiamo fatto un esercizio pratico per liberarsi, scaricare dal corpo parte dell'emozione della tristezza, che ricordo è un'emozione che ci permette di rinchiuderci in noi stessi e riflettere su noi stessi, ma ovviamente se poi non ci riapriamo al mondo, se non torniamo fuori, diventa una gabbia, ok? E in questo momento storico, ripeto, che stiamo vivendo, la paura alimenta tantissimo l'emozione della tristezza, ci chiudiamo in noi, ci proteggiamo, come legittimo che sia, ma ci ingabbiamo, ok? Ci costringiamo. L'esercizio che ho fatto è molto semplice, potete farlo e ripeterlo tranquillamente tutte le volte che volete, e si tratta di questo tipo di manualità di manipolazione. Con il pollice della mano destra trovo l'incavo della spalla e facendo una pressione dentro la spalla, prima scendo verso il basso, entro col pollice, con la pressione del pollice sul braccio, all'interno del braccio,
e proseguo sempre verso il basso. Ci saranno dei punti lungo questo percorso che magari possono darvi fastidio, ma potete ripetere l'operazione sempre dalla spalla a scendere tutte le volte che potete. Entrate nell'incavo del gomito e continuate a scendere sull'avambraccio facendo sempre delle pressioni col pollice dentro, okay, l'avambraccio, sulla superficie interna dell'avambraccio, fino ad arrivare al polso e fino ad arrivare al palmo della mano. Questo punto è importante da massaggiare perché è il punto da cui si libera energia, tra virgolette, di scarto, quella che non serve più. Ok? Fate la stessa cosa dall'altra parte, quindi mano sinistra, pollice sinistro e incavo della spalla del braccio destro e pressione nella spalla, pressione nel braccio, interno del braccio, scendete fino al gomito, continuate sulla superficie interna dell'avambraccio, arrivate al polso e dentro il palmo della mano. Ok? Questa operazione potete farla tutte le volte che volete, che vi sentite. È importante che vi ascoltiate attentamente perché, ripeto quello che ho detto prima, la paura, tante altre emozioni che sono all'interno del nostro corpo, è importante averla e averla ai livelli energetici corretti per noi. Quindi poca paura, no, troppa paura, no, paura giusta, sì, paura giusta per noi, ovviamente. Quindi ascoltate le vostre sensazioni durante l'esercizio e potete scriverci sulla pagina Facebook Libreria Salvemini di Firenze per lasciarci i vostri commenti, oppure venerdì prossimo, dopodomani, 11 dicembre, se volete potete scriverci i vostri commenti, le vostre sensazioni, sempre sulla pagina Facebook della Libreria Salvemini di Firenze, durante la puntata che faremo sulla fiducia. Sarà la seconda puntata. Seconda puntata di tre, chiamata la trilogia della coerenza. Grazie mille a tutti e buona continuazione.